Presidente, avete appena depositato la mozione di sfiducia costruttiva, cosa succederà adesso? Beh, intanto c'è un accordo solido fra autonomisti e altre realtà per costruire una nuova amministrazione, un nuovo governo per la Valle d'Aosta ed affrontare insieme questi problemi gravi. Quindi in un momento in cui c'era un vuoto politico, questo è un fatto positivo. La mozione di sfiducia può essere trattata e discussa in un nuovo consiglio solo 3 giorni dopo la sua deposizione, quindi lunedì. Si può discutere prima se il Presidente della Giunta, come ha affermato altre volte, si dimetta. Allora se si dimettesse il Consiglio può essere fatto oggi pomeriggio, domani, eccetera, e noi possiamo essere operativi un po' prima per affrontare quella grande emergenza che è il Consiglio, che è il bilancio regionale. Avete definito questo governo un governo di emergenza, quali sono quindi le emergenze sul tavolo e quali i tempi per risolverle? Ma l'emergenza è la più grande, come ho detto, da fare un bilancio che permetta a tutti gli enti locali di avere i finanziamenti, una programmazione. L'altro argomento sarà comunque di predisporre e di lavorare a una legge elettorale diversa, che preveda anche un premio di maggioranza per dare più stabilità, ma anche a una legge che riveda la 48, cioè i rapporti con gli enti locali, secondo le indicazioni che ha dato il CELVA, lavorare per una circoscrizione alle elezioni europee per la Val d'Aosta, ecco, e poi affrontare tutte le problematiche che non sono state affrontate negli ultimi tempi.